Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a moltiplicare l'amarillo partendo semplicemente da questo, ovvero dal bulbo, al fine di ottenere da un minimo di 2 sino a un massimo di 12 piantine. Seguite il video perché sono sicuro che una volta che capirete quale sia la tecnica sarete contenti di averlo fatto. La prima cosa che occorrerà fare sarà quella di procurarsi un bulbo che abbia una caratteristica, una sola, però è tassativa e va rispettata, ovvero che sia in fase di riposo vegetativo, quindi che non abbia né foglie né fiori, proprio per evitare che nel far crescere l'oro perda delle energie che gli serviranno comunque per essere sottoposto al trattamento che vi mostrerò. Ottenuto il bulbo, questo dovrà essere suddiviso in parti, ovvero in spicchi, e il numero di questi sarà determinato dalla dimensione del bulbo stesso, quindi più un bulbo sarà grande, più spicchi riusciremo ad ottenerne. Questo ha un diametro di circa 8 cm e quindi potrà essere suddiviso o in 2 spicchi o in 4. Se fosse più grande, perché ci sono anche dei bulbi che arrivano ad avere diametri di 15-16 cm, allora si potrebbe suddividere addirittura in 12 parti. Per ottenere gli spicchi, la prima cosa che dovremo fare sarà quella di privare il bulbo dell'apparato radicale e della parte apicale. Quindi prendiamo un coltello, affilato mi raccomando anche in questo caso, ed andiamo a praticare un taglio in questa maniera, guardate. Ecco qua. E l'apparato radicale è stato eliminato. Procediamo con la parte apicale. Quindi, abbiamo così ottenuto il bulbo privo dell'apparato radicale e della parte apicale. Non resterà altro che togliere tutto il primo strato del bulbo, così, proprio letteralmente spogliandolo. Una volta pulito, sarà sufficiente dividerlo in 4 parti, quindi prendere di nuovo il coltello, praticare un primo taglio per dividere a metà il tutto, mi raccomando taglio netto, e quindi prendiamo il coltello di nuovo ed andiamo a tagliare. Ecco qua. Ed alla fine otterremo 4 porzioni del bulbo. Queste adesso andranno messe nel terreno. Una volta ottenuti gli spicchi dal bulbo, sarà sufficiente prendere un vasetto e riempirlo con della torba di buona qualità, niente di più. Poi prendere uno degli spicchi e, stando attenti che appunto la parte dove prima c'erano le radici sia quella che andrà a toccare il terreno, andare ad inserire all'interno del vasetto, applicando una leggera pressione, il tutto così, guardate. Niente di più. E interratelo per almeno metà. A differenza di quello che vi consiglio di solito negli altri video, qui, una volta finita la semina, vi dico di non bagnare assolutamente il terreno, perché se voi bagnaste il terreno creereste dell'umidità che non permetterebbe allo spicchio del bulbo di creare quella patina che gli servirà come protezione da batteri e funghi. Quindi mi raccomando, tassativamente fate passare almeno 2-3 giorni, dopodiché, quando avrete verificato che la parte che oggi è viva, chiamiamola viva, che se andate a toccare è bagnata, non lo sarà più e si sarà anzi asciugata, allora potrete bagnare. Una volta terminata la messa in dimora degli spicchi, non resterà altro che aspettare che questi producano le piantine nuove. Trascorsi 2 giorni, se andiamo a riprendere uno dei pezzettini che abbiamo tagliato, potremo notare che questo ha creato il film protettivo di cui vi parlavo. Quindi, una volta che questo si sarà formato, sarà sufficiente prendere l'acqua e bagnare. Trascorsi circa 6 mesi da quando abbiamo messo gli spicchi nella terra, questo è il risultato che potremo ottenere. Guardate, le foglioline hanno già iniziato a nascere. Potete notare che addirittura girando, oltre ad aver iniziato a sviluppare l'apparato fogliale indipendente, ha anche iniziato a creare una piccola piantina all'esterno. Quindi in realtà questa pianta si è già divisa e ha formato 2 piantine. Le radici che otterrete tagliando l'apparato radicale, mi raccomando, non le buttate, ma interrate anche queste, perché potrebbe capitare che anche queste possano generare delle piccole piantine nuove. Proprio da qua.
E con questo il video si conclude. Spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia. Condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.